Direttore Festa, la copertina di oggi dedicata al centro autismo di Avellino. Il centro autismo di Avellino Rivalle è stato realizzato per volontà 22 anni fa dell'assessore Elvira Lenzi al comune di Avellino. Per 20 anni c'è stata una partita di tennis, direi, tira e molla, nel senso che la proprietà rivendicava il suolo su cui era stato costruito il centro, che era privata e non del comune. Andando avanti in questi anni, poi si è risolta con una mediazione del prefetto questa situazione e ora il centro è disponibile, è diventato un centro fondamentale del Mezzogiorno, non di Avellino e dell'Irpinia solo, per la cura degli autistici. Naturalmente la gestione deve essere pubblica e invece il sindaco di Avellino, alla vigilia delle elezioni, come si sa che ci saranno l'anno prossimo, si inventa un centro privato, dando la gestione, immaginando di dare la gestione ad un privato, per cui insomma la cosa del quale non fa il nome non si sa, e naturalmente tutto avviene in modo non trasparente. Sul centro autismo gli avellinesi e i sindacati, soprattutto la politica più illuminata, dice giù le mani dal centro autismo. L'altro argomento che abbiamo affrontato sono i rifiuti. I rifiuti, il problema è mobilitare i sindaci, devono capire sostanzialmente che un costo aggiuntivo a quello che c'è è insopportabile. Bisogna migliorare certo il Pini Ambiente, fare una situazione diversa, ma stravolgere tutto, cancellando tutto e rifacendo da capo una società per i rifiuti mi sembra una bestemmia. Il Corriere dell'Irpinia in edicola questa settimana raccoglie il solito appello per quanto riguarda la scuola che il dimensionamento sta distruggendo tutto, crea dei grandi problemi e soprattutto le zone più deboli pagano un prezzo alto.